E adesso vi parliamo di Uomini e Donne, con la corteggiatrice Maria Tona che ha rilasciato questa interessante intervista a Magazine. È un'intervista oggettivamente molto interessante di cui vi vogliamo lasciare la lettura. Dice Maria Tona sull'esperienza vissuta a Uomini e Donne. Maria Tona dice di Gemma Galgani, sua rivale a Uomini e Donne per Biagio. Durante la mia esperienza a Uomini e Donne non ero lucida, anzi mi sentivo molto confusa. E aggiunge sempre la dama del trono over. Forse il problema più grande è stata la vergogna nel dichiarare questo amore per una persona che aveva 19 anni meno di me. Facendo questa importante affermazione, mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma, ha aggiunto. A questo tipo di programma, puoi partecipare quando hai una predisposizione all'amore e io non l'avevo. Io ho già parlato con la redazione che mi ha detto che se mi interesserà qualcuno potrò tornare. E sempre la stessa dama del trono over, Maria Tona, ci tiene a precisare che adesso non mi vergogno di ammettere che l'amore non ha età, ha poi concluso. Una donna così forte come me è stata colpita dalla freccia di Cupido, ma purtroppo è finita male e il percorso a Uomini e Donne mi ha aiutata a uscire dalla depressione. Sinceramente dopo queste affermazioni dubito fortemente che la rivedremo Maria Tona nel programma di Uomini e Donne. Voi che ne dite?